ci ha stimolato questa idea proprio col titolo Terra Terra, perché la terra è il territorio nostro, no, di origine, è il territorio di origine dove poi cresce la natura e interviene spesse volte la mano dell'uomo col gesto della semina. Abbiamo pensato di concettualizzare questo gesto della semina legata alla terra anche con una semina di segnali culturali, per cui questa mostra è una mostra a livello nazionale con vari linguaggi che si dipanano attraverso la maggiore qualità del lavoro legato all'arte. Questa mostra è una mostra dialogica, mette in rapporto non solo artisti diversi ma anche generazioni diverse e geografie diverse. La cosa che trovo interessante è proprio il rapporto tra artisti di una generazione, diciamo, che si è sviluppata tra gli anni 80 e gli anni 90, e una generazione invece di nuovi artisti che sono appena usciti dall'Accademia, o addirittura alcuni che stanno ancora facendo l'Accademia e che quindi hanno all'interno del proprio lavoro delle tracce di quello che è stato, che è stato il loro insegnamento. Il nostro sentore di una terra di origine, chiamiamolo della nostra tana protettiva. Questo ci permette, perlomeno è stata la mia esperienza, no, a livello nazionale e internazionale, che quando mi muovevo non ho mai disgiunto il fatto di un'origine. Ho tenuto sempre questo seme, appunto, no, dell'origine come germoglio che potesse far comunicare in altri luoghi, chiaramente contaminato via via con i ruoli che andavo ad incontrare. Per cui i colori sono sicuramente i colori terrani che mi hanno accompagnato, che spesse volte ritrovo anche in luoghi del mondo. L'odore è il sapore che in questo caso, mi permetto di dire, gli artisti e l'opera d'arte, insomma, riesce a dare. Le collettive hanno una doppia identità, nel senso che funzionano naturalmente verso il pubblico perché danno un panorama artistico e non una monografia naturalmente, ma funzionano anche in, diciamo, nel backstage, perché è motivo di scambio di opinione, di conoscenza fra artisti che non si conoscevano, che avevano come unico collante magari il curatore. E quindi anche in questo caso, per ora ovviamente non si può dire nelle opere, perché le opere erano state realizzate in vista di questa mostra senza che gli artisti si conoscessero, ma generalmente rimane qualcosa. E infatti il progetto di Cattani di proporre annualmente una collettiva credo possa proprio funzionare in questo senso. Tempi di attraversamento, anche l'arte non li teme, affronta questa realtà, diciamo, senza confini. Di conseguenza le ricerche, quando creano poi suggestione, vanno poi a creare una miscelanea, una mescolanza. Come ci sono oggi confini slabbrati, e si spera sempre che l'umanità ne colga il positivo, l'arte propone tutto ciò. Non c'è più l'accademismo in quanto tale di protezione di un momento e di un gesto e di un territorio, ma c'è lo sguardo all'orizzonte. Ecco che allora lei vedrà intrecciarsi in questa mostra linguaggi dove c'è il recupero di un materiale, voglio dire, storico come l'olio, ma poi con delle protesi legate anche a delle sovrapposizioni cromatiche di oggetti trovati in un nostro quotidiano. Lei vedrà anche il recupero della fotografia, oggi tra virgolette potremmo dire quasi di tendenza, e vediamo anche in certe sculture, no, l'intreccio manuale chiaramente slegato dalla classicità ma manipolato attraverso un linguaggio legato alla qualità. Una collettiva che quindi propone diverse articolazioni di un linguaggio può essere per un territorio di provincia per esempio, come può essere Argenta, il viatico migliore per
così, fare un primo passo verso un certo tipo di contemporaneità, che è sempre ricchezza, che è sempre cultura, che è sempre, come dire, una possibilità di toccare gli umori delle cose che ci stanno attorno. Se è vero, come diciamo così, la tradizione ci indica, che gli artisti hanno forse un paio di antenne in più di noi e che sentono qualcosa che sta arrivando, hanno uno sguardo che è un po' più lungo di quello, diciamo, di noi persone comuni, e ci metto anch'io naturalmente. Ecco, allora può essere interessante vedere all'interno delle opere degli artisti dei linguaggi che ci parlano dell'immediato futuro, di qualcosa che stiamo vivendo, ma che forse, essendo immersi all'interno di un magma pervasivo e eterogeneo, non riusciamo a cogliere. Guardi, che l'arte sia un territorio magnifico dove ho dichiarato a suo tempo si parte per un non so, dove l'unica certezza è il viaggio e non l'approdo. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'importante è però riuscire a partire da un territorio eccessivamente protettivo, no? Per arrivare a conoscere altri porti che non devono essere mai definitivi, perché l'immaginifico della vita è sempre questa grande ruota, ripetiamo, terra terra, si semina, un frutto cresce, si raccoglie, cade, ma poi rinasce. Per cui per noi è chiaramente, credo, per me in particolare, un viaggio molto singolare come persona, ma che ama l'incontro con altre realtà, con altre persone e con altri linguaggi.